Parte la campagna shock della regione per ridurre gli incidenti stradali, l'appello del governatore ai giovani. Domani su Rete Veneta il messaggio di auguri del presidente Zaia per chiudere il 2019 e affrontare le nuove sfide. Nell'ultima seduta dell'anno la giunta veneta destina fondi per gli ospedali dell'Ursette e Pedemontana. I lupi hanno divorato Tobia, il cagnolino di una famiglia di Lusiana Concora, la gente ha paura. I botti di Capodanno spaventano gli animali domestici, anche l'assessore Donazzan lancia un appello, niente petardi all'ultimo dell'anno. Buonasera, benvenuti all'appuntamento in diretta con Bassano TG. Partita ufficialmente stamane a Spresiano, nel Trevigiano, la guerra di Zaia contro i troppi incidenti stradali del fine settimana, i troppi giovani che perdono la vita nel nostro territorio. Subito servizio di apertura. Sono tanti, troppi i morti ammazzati sulle strade per incidenti del fine settimana che diventano veri e propri bollettini di guerra. Un triste primato che vede il Veneto come una delle regioni in testa per numero di decessi e sinistri stradali. Il governatore Luca Zaia dice stop, basta, morti inutili ed evitabili se si tiene conto di semplici accorgimenti ma che possono davvero salvare la vita. E allora un appello, e stamane l'inizio ufficiale a Spresiano nel Trevigiano, proprio davanti a una discoteca simbolo dello sballo giovanile. Un appello, come detto, è una guerra dichiarata dal governatore Zaia contro le morti sulle strade. Un morto su quattro sulle strade, diciamo, i ragazzi a meno di 35 anni sono ragazzi giovani e si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% degli incidenti mortali. Sarà una campagna senza sconti sull'emotività, quella che la Regione Veneto porterà avanti nel 2020, che parlerà la stessa lingua dei giovani sui social con carcasse d'auto, foto impattanti ma reali, come lo è una vita spezzata per sempre. E domani sera alle 21.15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del presidente Luca Zaia. Tanti temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le nuove sfide del nuovo anno. Il governatore Luca Zaia torna ad affidare alla nostra emittente il messaggio di fine anno ai veneti, che andrà in onda domani sera, 31 dicembre, a partire dalle 21.15. Una cavalcata lungo un 2019 che si chiude tra gioie e dolori, quella del presidente della regione, che mette in testa i successi e l'aggiudicazione a Cortina e Milano delle Olimpiadi Invernali del 2026, evento del quale beneficerà, dice, l'intera regione prima, durante e dopo la manifestazione. Tra i traguardi di rilievo impossibile dimenticare l'inserimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'altra partita, dice Zaia, da giocare bene e nel rispetto delle regole. Zaia fiducioso anche sul fronte dell'autonomia, sebbene nel 2019 non ci sia stata l'attesa accelerazione. Ora aspetta il governo dimostrare con i fatti ciò che si è impegnato a concedere e per questo gennaio sarà un mese fondamentale. Ma il 2019 è stato anche l'anno del lungo, faticoso risollevamento dopo la devastazione di Vaia ed è stato in autunno anche l'anno della nuova acqua granda di Venezia, 187 centimetri. Parla di sanità, Zaia, di attenzione ai deboli e alla salute dei cittadini anche quando si riferisce ai FAS. 2020 che porterà una rivoluzione viaria con il completamento previsto a dicembre della Pedemontana Veneta e che vedrà la regione impegnata anche nella soluzione di difficili vertenze occupazionali, un esempio su tutti, la delicata fase attraversata dal gruppo Safilo. Un messaggio, quello che trasmetteremo domani sera dalle 21.15, che si chiude con l'augurio più sentito, quello di buona salute da conservare o ritrovare per affrontare con speranza e ottimismo l'anno che sta per iniziare. E intanto l'ultima seduta di giunta regionale dell'anno stanzia importanti finanziamenti a favore dell'ULS 7 Pedemontana. Sentiamo. Pioggia di finanziamenti sulla sanità della Pedemontana. Con l'ultima giunta dell'anno la Regione ha dato il via libera a nuovi investimenti per un totale di 90 milioni di euro in tutto il Veneto, che andranno a rispondere ai 31 progetti presentati dalle ULS e dalle aziende ospedaliere. Ogni euro di spesa è stato esaminato dalla commissione competente, quindi si tratta di finanziamenti necessari a garantire lo sviluppo dei livelli di qualità della sanità veneta e di quella bassanese in particolare. Continuano gli investimenti e l'attenzione della Regione Veneto sui nostri ospedali, in questo caso USL Pedemontana, ospedale di Bassano e di Sant'Orso. Complessivamente in questa tornata appunto di investimenti che sono stati autorizzati dal CRITE circa 4 milioni circa di euro vanno a questa USL, in parte in apparecchiature, quindi sostituzione di vecchie apparecchiature oculistica piuttosto che cardiologiche, piuttosto che emodinamica e quant'altro, ma anche nel rifacimento di alcuni reparti, di situazioni, non so, penso al quarto piano
del San Bassiano, penso alla struttura di Marostica oppure ad altri reparti legati quindi a interventi edilizi ma anche di adeguamento per reparti di degenza o ambulatori. Nella lista degli interventi figura ad esempio l'adeguamento edile ed impiantistico del gruppo operatorio al quarto piano dell'ospedale di Bassano per 500.000 euro, ma anche la nuova copertura del centro sociosanitario di Marostica. E poi nuove apparecchiature di cardiologia ed emodinamica e 1.000.000 per l'ammodernamento delle degenze e degli ambulatori del San Bassiano e del Sant'Orso. Assieme a nuovi apparecchi per oculistica, endoscopia, campioni biologici e conservazione, radiologia e pulmini per disabili. C'è attenzione rispetto a questo territorio, rispetto a quelle che sono le esigenze di una USL, sappiamo, con delle caratteristiche ben definite, con due ospedali, nel caso specifico l'ospedale di Bassano SPOC, che chiaramente copre una popolazione importante a cui va la massima attenzione. Ed ora la segnalazione dei nostri telespettatori che ci fanno notare come in un posto auto per disabili in pieno centro in realtà vi sia in questi giorni una bancarella. Anno nuovo, vita nuova e vecchie abitudini. Nonostante il si cambia sbandierato più volte dal sindaco Elena Pavan, non cambia di una virgola l'occupazione di una piazzola per disabili in periodo di feste natalizie. All'incrocio tra Viale delle Fosse e Via Jacopo da Ponte, in uno degli accessi privilegiati al salotto buono cittadino, c'è di solito un posto auto per disabili. Di solito, perché sotto le feste, in quel posto e nel carico-scarico adiacente, c'è una bancarella che vende dolciumi. Ovviamente la segnalazione, che ci è arrivata da molti cittadini, non riguarda in alcun modo l'ambulante e i permessi relativi alla sua attività in quell'area. Lui fa il suo lavoro, punto e basta. Quel che ci viene segnalato dai nostri telespettatori è che in questo periodo, in cui è sempre più sentito il tema dell'accessibilità e della fruibilità di Bassano da parte di disabili o persone con difficoltà motorie, di barriere architettoniche e di polemiche, un posto con le righe gialle in più a pochi metri dal centro poteva suonare come un segnale positivo, ma tant'è, se ne riparlerà dopo la Befana. Botte e botti di fine anno, attenzione agli amici a quattro zampe, l'appello arriva dall'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Sentiamo. Botti di fine anno, una tradizione che si rinnova ogni 31 dicembre, ma che sempre più spesso viene vietata anche dagli stessi sindaci che emanano per l'occasione una nota di divieto. Botti non solo sinonimo di festa da non poter rinunciare a tutti i costi, ma troppo spesso motivo di grandi incidenti che talvolta hanno portato anche alla morte. Senza andare agli eccessi, i botti di Capodanno, ben sappiamo, non fanno bene ai nostri amici a quattro zampe, che ne sono terrorizzati. Non sono soltanto gli studi a dirlo, ma anche l'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che tutti gli anni in questo periodo ci ricorda con una sorta di vademecum quelli che sono i corretti comportamenti da adottare. 1. Tenere gli animali a casa fin dalle prime ore del pomeriggio. 2. Se l'animale è particolarmente sensibile ai botti, rimanere a casa con lui. 3. Creare una tana per l'animale se ha paura all'interno della casa. Se l'animale si nasconde, non cercare di tirarlo fuori, ma lasciarlo nel suo rifugio. Lasciare la TV accesa oppure la radio per confondere i rumori. Non somministrare farmaci che possono aiutare l'animale se non si è stati consigliati dal veterinario. 7. Per gli animali ansiosi, cardiopatici, consultare un veterinario. 8. Ricordiamoci che esiste la fauna selvatica che si spaventa a morte. Se scappano, cercare di contattare subito il servizio veterinario o le associazioni. Non dimentichiamo che gli animali hanno paura a Capodanno più di quello che ha l'uomo. Attenzione dunque ai botti, festeggiare si può, ma anche senza, soprattutto per i nostri cari amici che hanno diritto anche loro di passare in serenità l'ultimo giorno dell'anno per iniziare un nuovo capitolo. E sui botti di fine anno interviene anche l'assessore regionale Elena Donazzan. Ora, lei è finta, però i nostri animali, quelli che vivono in casa con noi, io penso al mio cane, quanto soffrono quando vengono sparati i botti a Capodanno. Allora io faccio questo appello, non spariamo i botti a Capodanno. Abbiamo un cielo magnifico, soprattutto qui ad Asiago, è straordinario. Chi ne soffre di più quando si spara sono proprio i nostri amici a quattro zampe, quelli che non ci tradiscono mai. Allora anche per loro guardiamoci i fuochi naturali e buon inizio dell'anno nuovo.
E intanto è arrivata un paio di ore fa anche l'ordinanza del sindaco di Bassano, Elena Pavanna, che vieta la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti o bevande in contenitori di vetro e lattina, divieto di porto, utilizzo di prodotti esplodenti, artifici, pirotecnici, divieto di vendita e di utilizzo di bombolette spray imbrattanti, urticanti in occasione appunto delle manifestazioni e festeggiamenti del Capodanno 2020. Ed ora voltiamo pagina, parliamo ancora del lupo, perché l'ennesima predazione in altopiano riguarda stavolta un cagnolino sbranato dai lupi e divorato proprio fuori casa. Vediamo. La coda, le viscere e poco più. È quanto resta di un povero cagnolino sbranato dai lupi sull'altopiano dei sette comuni. L'ennesimo episodio che conferma la difficile convivenza fra la popolazione e i branchi che si muovono sull'altopiano arriva dal Lusiana Conco, dove Tobia, questo era il nome della bestiola, è stato ucciso e divorato dai selvatici nei prati vicino all'abitazione dei suoi proprietari. La triste vicenda è finita sui social, che trattano delle faccende altopianesi, suscitando grande dispiacere e molta rabbia fra gli abitanti e gli amanti della montagna veneta. Finora le predazioni erano infatti limitate a ungulati come caprioli, mufloni e cervi, ma di recente i lupi hanno aggredito nuovamente asini e altri animali da cortile, e ora tocca alle bestiole d'affezione come il povero Tobia. Ed ora una notizia che riguarda la compagnia dei carabinieri di Bassano, perché il luogotenente Antonio Bellanova è stato promosso sottotenente ed è stato confermato alla guida del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa. Bellanova, già comandante della stazione bassanese, ha 50 anni, ha due figli, a lui vanno tutte le congratulazioni da parte della redazione di Rete Veneta. E brutto incidente ieri per un giovane tedesco alle prese con il suo parapendio, ma insomma poteva andare peggio. Sentiamo. Era appena decollato da località Stellalpina nel comune di Borso del Grappa a Semonzo, stupenda zona panoramica, quota 700 metri su Bassano, invidiata da tutti i parapendisti d'Europa, ma ieri, poco dopo le 12, si è trasformata invece in uno scenario di una brutta avventura che comunque poteva andare peggio. Un ragazzo di nazionalità tedesca di 32 anni ha sbagliato manovra in fase di decollo ed è caduto violentemente a terra, procurandosi lussazione alla caviglia. Subito allertati i sanitari del SUEM 118 di Crespano, che prontamente sono intervenuti sul posto, hanno imbarellato il giovane con volontari pedemontana, emergenza e soccorso alpino di Crespano. Caricato in ambulanza, il parapendista è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto. La pagina dello sport è stato presentato questa mattina dal Comitato Regionale Veneto della Lega Dilettanti e della FIGC, il trittico di eventi che porteranno a Bassano e Cartigliano il calcio femminile e le finali del calcio a 5. Niente carbone nella calzetta, solo tanti palloni e tanta voglia di fare sport. Per la Befana il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC porta il grande calcio a Bassano e a Cartigliano. Venerdì, sabato e lunedì arriveranno in zona oltre 1000 atleti per le finali di Coppa Italia di Serie C maschile e femminile di calcio a 5, il Futsal Day dedicato all'attività giovanile di calcio a 5 e soprattutto la manifestazione promozionale di calcio femminile intitolata Stella Stellina. Io direi una manifestazione unica nel suo genere, una prima per il Veneto ma anche a livello nazionale. 600 ragazzine, atlete, 400 atleti della Lega Nazionale Dilettanti, maschili e femminili, quindi 1000 persone che arriveranno tra Bassano e Cartigliano per una 3 giorni indimenticabile. Si tratta di un evento molto importante per il bassanese. Un'iniziativa di grandissimo rilievo per tutto il territorio, ma soprattutto la dimostrazione che se le amministrazioni collaborano possono raggiungere risultati inaspettati. E il 6 gennaio qui a Cartigliano e a Bassano ci saranno ben 1000 atleti che si confronteranno nel gioco del calcio. Un gioco del calcio che è lo sport nazionale, ma soprattutto è uno sport. Lo sport, anche come amministrazioni, come amministratori, lo dobbiamo considerare come una scuola di vita. Saranno interessati il Pala Lungo Brenta e il Pala Tenda di Cartigliano, mentre a Bassano le gare e le iniziative si svolgeranno nel Pala Sind, Pala 2 e Pala Tenda. Giocheranno moltissime bambine a calcio ed è una cosa
nuova per Bassano, che invece in Veneto è stata veramente iniziata questa attività, che da 16 anni viene fatta nella nostra regione. Quindi è un progetto di grande inclusione e di grande sport e grande educazione. Tutto pronto intanto per domani a Cittadella, per l'ultimo giorno dell'anno in piazza, che quest'anno coincide con gli 800 anni, pensate, della città murata. Il Capodanno a Cittadella quest'anno si presenta del tutto diverso dagli altri, e questo perché è in formato 800 anni. Il Comune di Cittadella, in collaborazione con Pro Cittadella, Vivi Cittadella, IAT, Camera di Commercio, Ascom e Confesercenti, intende infatti festeggiare gli 8 secoli della città, il suo compleanno proprio con lo scoccare della mezzanotte. Vasto il programma, che richiamerà senz'altro molti amanti della città murata, dalle 21 nel parcheggio di Villarina, area street food and beverage, live band, DJ set accompagneranno la notte più speciale dell'anno. Dalle 23 un susseguirsi di animazione, musica e intrattenimento che culminerà in un videomapping narrativo sulle mura. Il pubblico sarà così coinvolto in uno scenario emozionale grazie a suggestive proiezioni sulla cinta muraria, in un viaggio lungo 8 secoli che ripercorrà la storia della città. Alla scoccare della mezzanotte, straordinario spettacolo pirotecnico con suoni, luci, il fuoco che ricorderanno l'anno andato e l'apertura di un nuovo anno. Il brindisi sarà d'obbligo per una città murata ancora in grado di far sognare chi vi mette piede. Ed ecco i vostri bellissimi video, è il momento dei presepi che voi ci mandate. Veramente belli, mandateci anche voi quindi i vostri presepi con un video col cellulare in orizzontale, una foto del vostro presepe, verranno trasmesse nel nostro telegiornale. Le natività più belle saranno inoltre pubblicate nella pagina Facebook e sul profilo Instagram di Rete Veneta. E anche oggi, come ogni lunedì, io vi ricordo che alle 21.15 va in onda la nostra rubrica Veneti Schiacciati, quindi sentiamo un'anticipazione dalla nostra Mirella Tuzzato. Questa sera apriremo con Rossini, con una cantante armena, un mezzo soprano che aprirà i Veneti Schiacciati con Rossini. E poi reciteremo in veneto, parlar veneto, recitar in veneto, questa lingua bellissima. E poi avremo i campioni, i diversamente abili, questa sera 21.15, canale 18, non mancare. Bene, anche l'ultimo contributo per oggi. Grazie per essere stati con noi. Io mi fermo qui. Arrivederci e buona serata.
Da Cherubin, la qualità di sempre a prezzi mai visti. Gorgonzola Novara a 9,90 € al chilo. Cotechini nostrani a 6,90 € al chilo. Bentrovati al meteo. Il 2019 si conclude con la costante presenza dell'anticiclone e dunque con tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo dunque le previsioni per il 31 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque salvo per foschie o nebbie sulle pianure, specie al mattino e poi successivamente dalla serata. Sarà comunque asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature in lieve ripresa, minime comunque sempre sotto zero, massime comprese invece tra 4 e 7 gradi circa. Tempo stabile anche a Vicenza, nella città di Bassano del Grappa. In particolare l'ultimo giorno dell'anno sarà all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. In mattinata e poi dalla sera anche qui saranno possibili locali riduzioni della visibilità. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Accompagna le feste con il formaggio di Malga Mezzano a 12,90 € al chilo. Assapora il gusto della Lessinia con formaggi da 9,90 € al chilo. In questo periodo, degustazione vino nuovo. Cherubin ti aspetta a Bassano con orario continuato.